Buon samurai a tutti. Eccoci nuovamente sulla Well Television di Brescia, canale nazionale 231, per la puntata La voce di samurai. Oggi la voce sarà una voce molto impegnata. C'è una vecchia canzone dei paracadutisti che diceva: paracadutista il meglio sei tu, di tutta la Repubblica la meglio gioventù. Qualcuno risse al naso, vorrebbe biasimare, ma non ci si fa caso e si continua a camminare. Questo dovrebbe essere il motivo di questa serata. Ma prima di entrare in tema, volevo ringraziare innanzitutto Daniele Scala, alias Caronte, colui che ogni tanto mi deve traghettare perché esco dalle righe della televisione, Lorenzo il Magnifico là dietro, eccetera. Il nostro ospite, Nando Balzaro, scrittore, paracadutista, maestro di karate, il famoso Nando il Bello, adesso guru, con barba, eccetera, eccetera, e soprattutto Luciano Rocca, a cui noi dobbiamo veramente, come si dice, chapeau, Grazie a te diciamo un maestro, cappello, grazie a te. perché ci ha messo a disposizione questo grande impegno che è la televisione. Da dove partiamo oggi? Partiamo da un discorso molto importante. Il nostro non è un paese normale. Il nostro, ormai, lo possiamo chiamare la Sudistan, un paese Sudistan. Deve essere una nuova repubblica, come è stato detto dal presidente della Confindustria Bonomi. Siamo sudditi sempre di qualcuno, al punto tale che avantieri il presidente del Comitato Olimpico, l'avvocato Thomas Bach, ha buttato sulla faccia del ministro dello sport, Vincenzo Spadafora, il fatto che se la legge dello sport, che è ancora bloccata e sarà bloccata, mi auguro, per un po' di tempo, passa così com'è, l'Italia rischia di non partecipare né a Tokyo, né tantomeno andremo avanti per il discorso Milano-Cortina 2026. Quindi sarebbe uno sfacelo. Non dimentichiamo che organizzare un'Olimpiade nel 2026 può essere veramente la risoluzione di mille problemi che non vanno avanti. Questo è da tenere in grande considerazione. Questo mese le federazioni che a noi ci interessano da vicino, parliamo del Taekwondo, la FITA, va all'Assemblea il 28, ne parleremo di Taekwondo prossimamente. Non dimentichiamo che il Taekwondo è sport olimpico dal 2000 a Sydney. La fisica, lotta pesi, lotta judo e karate, i pesi sono andati per conto suo 2000 anni fa, andrà probabilmente il 7-8 di dicembre. Quindi entreremo nell'anno olimpico, nel quadriennio olimpico, con due Olimpiadi, non una. Avremo Tokyo 2021, se tutto va bene, e Parigi 2024. In una dovremmo avere il karate a Tokyo e nel 2024 il karate è già stato tolto. Quindi i cari amici del karate si mettono il cuore in pace che i francesi non ci hanno risparmiato. Cosa posso dire di più? Veniamo da un weekend di terrore, si può dire, alla Doganaccia, là in alto nel Pistoiese, sulle montagne, dove abbiamo consumato gli ultimi giorni della settimana europea dello sport, voluta dal Consiglio d'Europa. È stato un grande successo, duro, ma molto proficuo. Grazie Alessia, ma ne parleremo. In particolare giovedì prossimo, giorno 8, che è una trasmissione dedicata all'Europa. Adesso introduciamo un attimo il maestro Nando Balzarro. È difficile introdurre Nando Balzarro dal punto di vista, ecco, dell'uomo di multiforme ingegno, giusto? Cantami, giusto, o diva del peli di Achille, giusto? Guardate, ormai il santone qua da noi. Nando
ha fatto qualche cosa come oltre 3.000 lanci col paracadute. Nell'anno 2000, a Roya Orchid in Thailandia, una grande manifestazione aerea, lancio grappolo con 300, campione del mondo. Ma sarebbe niente uno che ha fatto oltre 3.000 lanci, un lancio in più, un lancio in meno, eccetera. Ma Nando è andato in un momento difficile fisico. Cioè, in un certo senso voleva fare il samurai, l'ultimo lancio del samurai. E invece no, è tornato. Giusto, è tornato, si è fatto operare, eccetera, eccetera. Sembrava che il paradiso lo volesse, invece ce l'ha rimandato e sta qui, sta benissimo con noi. Dico bene, Nando? Il paradiso sarebbe stato. E no, il paradiso può tendere, lo sappiamo, questo lo sappiamo. Allora, sulle prime battute, prima di entrare nel tema specifico, e avremo prima un filmino di Maniscalco, il karate, nell'altro karate, tu hai fatto diciamo, la tua carriera con i maestri Shirai. Non dimentichiamo che Nando Bazzaro è bolognese, era considerato veramente Nando il Bello, uno dei primi che ha fatto l'ISEF e che portava avanti i corsi al college di Brescia, di Bergamo. Al tempo di maestro Shirai, Enoeda, maestro Kase, Nishiyama, cioè c'è tutta la grande creme dei grandi maestri del Giappone di quel periodo. Quindi un emblema molto importante. Dimmi un po', dopo tanti anni, dopo tanto karate che abbiamo visto e che vedi, come ti senti? Fisicamente? No, fisicamente sappiamo che alla nostra età è già un miracolo. No, bene, miracolato. Cioè, qui parliamo di, ormai il karate ha 7.000 sfaccettature. Sì. Certo che non è il karate di una volta quando si diceva oggi mi è andata bene, siamo su un occhio nero. Veniamo da quell'esperienza lì che ben conosci, però che ormai non raccontiamo neanche più per due motivi. Primo perché non ci credono quando io racconto certe cose, vedo che non quando racconto certi aneddoti non vengo più. Ma non sei il solo, quindi, io sono obbligato anche a scriverli, appunto. E quindi no, mi fa piacere, ho voglia di parlare del presente, del futuro. Il futuro perché corto, futuro incerto, futurino, presente futurino. Un futurino. Perché mi sta dando grandi soddisfazioni, appunto il karate, lo studio approfondito dei kata, poi dopo posso spiegare. Certo, hai tutto il tempo. La trasmissione è dedicata completamente a te. Certo. Oggi no, abbiamo il secondo un ospite è Nando Bazzaro, karateka. Uh-huh. Il secondo ospite è Bazzaro Nando, scrittore. Ah, va bene. Quello paracadutista l'abbiamo lasciato a parte. L'abbiamo ecco, quindi due su tre va bene. Certo. Ecco. Quindi io direi. Quindi. Sì. Direi che prima di partire con il filmino che abbiamo detto, vorrei un piccolo dettaglio ricordare che questo filmino che andremo a vedere è stato ripreso a Roma durante la convention del maestro Colonnese a Roma. È un karate diverso. Ma è importante sentire questo giovane campione del mondo che oggi si è dedicato al concetto dell'insegnamento, cosa ha pensato e cosa pensa ancora del tragitto che lui ha fatto. Quindi io direi, se la regia è pronta, andiamo con il filmino in questo momento, di Stefano Maniscalco, così poi abbiamo tutto il tempo per massacrare il maestro Nando Bazzaro, no? Si fa per dire massacrare, perché oltre alle cose che lui ha da dire, caro Luciano Rocca, abbiamo delle domande da fare. Assolutamente, giusto? Sì, assolutamente. Sì, certo, anche perché non basta fare 3.000 lanci per essere qualcuno, vedere anche il resto. Sì, giusto? Sì, certo. Ecco. Vabbè, ci mancherebbe. Ma li hai fatti tutti col paracadute? Sei aperto sempre, vero? Se
Quasi. Bene, allora, se Caronte è d'accordo, possiamo andare con il film. Non è che mi dice di no, possiamo andare con il film mio. Bene, allora, ecco voi, Stefano Maniscalco, in una conversazione simpatica ed impegnata nello stesso tempo. Grazie. Buongiorno a tutti, oggi abbiamo Stefano Maniscalco, è un nome importante nel mondo del karate sportivo e non, ma soprattutto in funzione del lavoro passato e delle prospettive future. Partiamo dal passato. Tu sei siciliano, sei stato allievo del maestro Fujoka che ci ha lasciato 4 anni fa, maestro Fujoka dalla Kenshunkai, del maestro Gasara, mio carissimo amico, maestro un po' eclettico, grande interpretatore del comité, del combattimento, del kata un po' meno, lasciava correre, insomma, come diceva, se il kata è importante come grammatica, però noi dobbiamo dare un imprimatur al combattimento, questa è l'idea. Parlaci un po' di questi tempi, di questa tua evoluzione, perché in Sicilia sono tutti i tuoi maestri adesso, ognuno si prende una parte di Maniscalco. Ne parlavamo settimana scorsa con Santo Torre, che è venuto a Milano da me, no, a trovarmi, quindi parlavamo proprio di questo fatto che ogni tanto si diventa allievi di maestri che veramente non hanno formato. Raccontaci un po' di questi passi. Ciao a tutti, Rista Samurai, a Maestro Bartoletti. Beh, Maestro ha detto bene, diciamo che purtroppo in Sicilia, come in tutto il resto del mondo, quando uno poi diventa bravo, diventano tutti maestri, tutte queste persone, di questi grandi campioni. E, devo dire che io sono nato con il Maestro Calandrino. Il mio primo maestro è stato mio padre, che mi ha portato a fare le arti marziali, perché mio padre è una cintura nera di judo, è una cintura nera di karate, è un ex boxer, e io ho iniziato con la pratica del karate con il maestro Calandrino, perché mio padre mi ha dato al maestro Calandrino, il Batman al maestro Calandrino, che è stato il mio primo maestro, quindi è importante sempre ricordare... Palermo, io sono di Palermo e sono nato con la Yamarashi del maestro Calandrino, quindi ho iniziato col maestro Calandrino, che ha iniziato con il Kion, ha iniziato con il Kata, ha iniziato i primi passi col Kumite. Però poi mi accorgevo che a me piaceva tantissimo quest'arte marziale, piaceva tantissimo combattere. Quindi ho iniziato a fare i primi campionati, vedevo però che c'era qualcosa che mi mancava. E allora... il maestro Fujoka mi ha accolto nella sua accademia. E da lì abbiamo iniziato tutti i lavori di... Perché io pensavo di essere già un atleta formato. Il maestro Fujoka, mi ricordo che mi disse: karate non è taekwondo, karate è braccia. Tu sei molto bravo con le gambe, ma nostra non è tecnologia coreana, la nostra è tecnologia giapponese. Quindi torniamo al Jakozuki d'incontro. Torniamo al Jakozuki d'incontro. E Junsuki, Jakutsuki, non Kizami. Kizami no. Significa tagliare. Tagliare. Quindi ha detto Junsuki, Jakutsuki. Io venivo dallo stile Shotokan, il maestro Calandrino, quindi un po' rigido come stile. Il maestro Fujoka disse invece: qua facciamo Shito e vado. Sì. Shito Ryu e vado Ryu. E da lì ho iniziato con i fondamentali. Io facevo ore e ore e ore di fondamentali senza combattere. Io dicevo: scusa, ma io sono venuto dal maestro Fujoka per migliorare a combattere, che sono venuto a fare il Kion nel Kata. Lui diceva: stai, un po' come il film Karate Kid, diciamo, sì, no? Sì. Abbi pazienza. E poi quando abbiamo iniziato a combattere, ho iniziato a vedere che comunque lui mi diceva sempre: perché tutto parte dal Gyakutsuki, tutto parte dalla postura, tutto parte da là. E beh, il concetto della spada, insomma, della spada. Infatti faceva quello. Non ci sono alternative come concetto. E da lì poi ho iniziato a usare le gambe ancora meglio di quando usavo le gambe prima, perché avevo la postura, avevo la partenza, avevo il timing. Quello che a me mancava era un funambolico, ma mi mancavano le basi del Gyakutsuki, dell'Oikomi, del Junsuki, dell'Uraken. E lì poi ho iniziato a fare questo. Quindi diciamo che il maestro Fujoka è stato il maestro, non è stato il tecnico.
tecnico è colui che ti accompagna ad una gara, ti prepara una gara. Diciamo Pierluigi Aschieri come concetto. Pierluigi Aschieri, ecco, quello è un altro capitolo. Il professor Pierluigi Aschieri è una persona a cui io devo molto. Anche se inizialmente quando facevo l'atleta l'ho anche odiato, tra virgolette. Normale. L'ho anche odiato, tra virgolette, perché il professor Aschieri diceva la democrazia nello sport non esiste. No, ma neanche il dojo veramente. Non esiste. Non, assolutamente. Guai a pensare, una volta non c'era neanche nell'esercito e adesso già l'esercito incomincia a scricchiolare con la democrazia. Allora il professor Aschieri è stato un'altra persona a cui devo molto, perché è stato il professor Aschieri a credere subito in me nel karate sportivo. A Grado nel 1998, lui mi ha visto, mi ha preso nel 1998 e dal 2000 io sono entrato a pieno dalla nazionale senior, subito junior e senior, fino al 2017. E quindi devo molto al professor Aschieri, perché lui comunque ha lanciato il suo metodo. Sì. Il suo metodo a livello mondiale. Sì, a livello scientifico, cioè, chiaro, è la sua professione basilare. Dall'80, quando ha portato la prima medaglia d'oro con Ricciardi, altro siciliano, la prima medaglia d'oro da quindi Madrid, a oggi, insomma, il passo è grande. Il passo è stato grandissimo, ha sfornato tantissimi campioni, ha creduto in tantissime persone che nessuno certe volte credeva. Toglieva persone dai gruppi sportivi militari e certe volte convocava anche i civili e andava contro tutti, perché diceva: ma come, questo prende lo stipendio? No, io credo in quello che... E poi quello che il cavallo che vince non si cambia, di quando si dice. Sì. E perché Pierluigi Aschieri è sempre lì? Perché il cavallo che vince non si cambia. E oggi all'età di 38 anni, che ho smesso da poco, perché io penso... No, allora, la parola smettere per me non è... Diciamo, ti sei evoluto più che smettere. Ti sei evoluto, fai altre cose, porti la tua conoscenza e il tuo modo di fare karate, perché ciascuno di noi ha un modo di fare karate, e quindi come tale lo porti alle nuove leve, giusto? Questo è giusto, giustissimo, perché io penso sempre che un artista marziale non smette mai di combattere. No, assolutamente, guarda, Dio. Il combattimento, io mi ricordo, adesso vi racconto un aneddoto, io mi ricordo che il maestro Fujoka prima di morire, io lo chiamo, ma mi hanno detto che ormai era arrivato. Lo chiamo e con la voce mi fa: grande campione, come stai? Ciaccio Maestro, io sto bene, lei come stai? Io sto bene. Ciaccio Maestro, ma ti hanno detto cosa? Io sono vivo. Fa: io sono pronto per andare a combattere. Ciaccio Maestro, ma per andare a combattere dove? Ci faccio... lui, cioè, stava morendo, ormai era arrivato. E lui mi disse: uomo va all'inferno, perché deve andare a combattere con diavolo. Lui doveva andare a combattere col diavolo. No, ma raccontavo questa mattina, parlando di Vado Riuno, eccetera, che sono stato molto legato al maestro che vive in America, allievo del maestro Otsuka, Shintani. Shintani aveva un incidente, aveva la gamba destra, solamente la parte ossea, e la fasciava ogni volta per l'allenamento. Tutti sapevano di questa sua efficienza. E tutti cercavano di fare di ashivarai sulla gamba destra, no? Aveva talmente evoluto la sua potenza di ashi con la sinistra, che cambiava le gambe e ti spazzava, cioè sentivi la gamba, sentivi il dolore che saliva dalla caviglia in su, no? E anche lui, Cintani, diceva il concetto basilare del Vado Ryu, in particolare, Shinto, Yoshin Ryu, Vado Ryu Jiu-Jitsu, no? Maestro Otsuka, eccetera, dice: è sempre combattere, non c'è perché ho un dolore, eccetera. Il dolore non va via, quindi come tale tu combatti, non pensare al dolore, perché e non dare vantaggio agli altri. Questa è una bellissima filosofia che mi ha inculcato il maestro Fujoka. Infatti, prima di morire, dopo quella frase, mi disse: mi raccomando Stefano, porta avanti i miei insegnamenti in giro per il mondo, porta avanti la nazionale, porta avanti le fiamme gialle. Sono gli insegnamenti che lui mi ha dato. E poi mi ricordo che quella notte poi è volato in cielo. Ma lui per me sta sempre con noi, è come se noi stiamo parlando e lui è qui con noi. D'altra parte io mi considero della famiglia Ogasara, no? per tantissime cose, eccetera. Quindi a immaginare io Shoka in Sicilia e i Vasa 6 che portai io in Italia, nel nord, quando portai io Ivao da Giappone, non parlava nessuna lingua, eccetera. Quindi abbiamo
era una famiglia, quindi è bello sentire parlare del maestro, del tuo maestro, eccetera, in questo modo, perché vuol dire che lui ha speso tanto di energie, ma lassù ci guarda con i kami, no? Con quello che tu vuoi fare. Per me lui è sempre come, io quando parlo di karate, quando faccio un seminario, quando mi alleno, per me lui è sempre accanto a me, per tutto quello che mi ha insegnato. E io devo tanto al maestro Fujioka, ancora oggi io parlo, io penso, lui mi diceva sempre quando andava a fare una gara, è venuto solamente a vedere una gara, i campionati in assoluti che sono fatti a Palermo, perché lui stava a Palermo, io insegno karate, poi sei tu che devi andare a vincere, a me non interessa venire a vederti in gara, non sì. Me frega. Chiama solamente se hai vinto, se hai fatto secondo non mi chiamare. Il secondo è il primo dei non perdenti, sì, quindi come tale è inutile che ci giriamo sopra. È vero, quindi questo. Però ringrazio sempre anche al maestro Calandrino, che è stato il mio primo maestro, e lui diceva sempre non dimenticare mai il primo maestro, mai. Mai. E adesso nelle fiamme gialle come? Adesso nelle fiamme gialle, in questo momento è un momento di stacco. Io adesso in questo momento farò l'allenatore delle fiamme gialle, anche se non c'è nessun karateka, sono rimasto l'ultimo samurai. L'ultimo samurai. Quindi sono rimasto l'ultimo samurai. La sezione è judo e karate. In questo momento io sto facendo l'allenatore del judo per quanto riguarda la preparazione fisica. Io vengo anche dal judo, ho fatto anche judo perché mio padre è un judoka. E stiamo lavorando per riaprire la sezione con qualche arruolamento. E poi speriamo di poter dare anche una mano in nazionale, perché comunque ho smesso da poco, ho parlato col professor Aschieri e quindi abbiamo dei progetti per poter andare avanti insieme con la nazionale. No, speriamo che innanzitutto si vada alle Olimpiadi il prossimo anno, 2021. Questo speriamo, ancora non si sa. A fine febbraio non si sa, perché con questa coronavirus è difficile. Infatti, però non si sapeva ancora. Non si sa. Vediamo. Si è dimesso il nuovo. Chi si è dimesso? Sono un politico. Il primo ministro giapponese. Shinzo Abe si è dimesso. È stato il più lungo, la più grande, lunga carriera politica di giapponese Shinzo Abe. Lui si è dimesso. Qui non si dimette nessuno invece in Italia. Beh, il problema, qui, quello che facciamo noi, giusto, è unico. Ecco perché la gente ci invidia. Perché noi facciamo cose che sono improponibili. Non esiste la parola dimissioni, è dimissioni impossibili, dovremmo fare un film, giusto? In Giappone quando finiscono loro si dimettono. Certo, cioè quando ci sono problemi importanti, prima cosa mettono le loro credenziali sul tavolo, giusto? Da noi nessuno, sì, a voce dicono tutti che danno le dimissioni, ma nessuno si alza dalla sedia, questo non ci sono dubbi, quindi speriamo che tutto vada bene, io ti auguro che avrai successo, sicuramente il professor Schieri che ha un'affezione nei tuoi confronti, eccetera, a parte le normali conseguenze quando in gara facevi i numeri giusto, non voluti, eccetera, ma questo a parte del gioco, un cavallo di razza non si può sempre tirare le redini. E soprattutto grazie di aver preso parte alla nostra nuova operazione Oltre Giornale Samurai, Samurai Channel. Grazie a lei maestro, grazie a Samurai Channel, speriamo di vederci presto in altre occasioni, in altri seminari, perché è sempre piacevole scambiare. Siamo sempre in giro, giusto? Sono lo zingo delle arti marziali come concetto. Bene, grazie ancora. La ringrazio a lei maestro, grazie. Eccoci di nuovo in studio, adesso diamo la parola al nostro ospite Nando Balzarro con la prima domanda. Caro Nando, il passaggio di Willy Montero, come lo interpreti? E non sei nuovo di certi problemi. Lascio a te valutare il momento che è stato fatto giù con questo... Le due ragazzi. Esattamente. Posso approfittare per salutare il grande campione Maniscalco? Ma certo, siamo qui apposta. Ecco, onore a Maniscalco. Onore a Maniscalco, onore e gloria. Allora, insomma, qui ho scritto anche un articolo sull'argomento, veramente scabroso. Cosa devo dire? Ho
ovviamente quello che mi dà più fastidio è il fatto che anche i giornali, siamo alle solite, poi se c'è da fare scalpore, ma anche la televisione, continuano a parlare di arti marziali, continuano a dire faceva arti marziali, faceva... Certo, allora questo pare, poi bisogna vedere, che questi due ragazzi facessero questa disciplina MMA, che sono MMA, MMA come si dice? Non è la metropolitana, eh? Sì, no. Però che è un'arte, ma ci sono anche dei grandissimi atleti lì in quell'ambito, visto tecnicamente delle cose superbe, cioè non è che stiamo parlando di gente, ma non c'entra niente con l'arte marziale come noi la intendiamo, dove primo c'è l'incolumità dell'avversario. La prima cosa di cui noi ci preoccupiamo è che l'avversario non subisca danni, questa è l'arte marziale. Il controllo. Abbiamo parlato anni e anni, se c'è una cosa difficile da fare è controllare. Ecco, quindi il rispetto dell'avversario, quindi viene meno uno dei principi base dell'arte marziale, quindi non ci sarebbe già più da parlare in questo, già adesso dovremmo non parlare più di arti marziali. Quello è uno spettacolo che neanche all'arena dei romani con i gladiatori, bisogna tornare a quei tempi per vedere schizzare sangue, per vedere accanirsi sull'avversario finché l'arbitro non interviene, finché quel poveretto là sotto, poveretto insomma lì saprà, perché lì lo saprà lui, se riesce a alzare un dito, sangue che schizza da tutte le parti, addirittura sulle prime file degli spettatori in delirio, è uno spettacolo barbaro. E allora, intanto io spero che non sia riconosciuto né dal CONI né per vie traverse, ma non voglio parlarne, ma loro hanno fatto questa scelta, l'MMA. Ti dico, sono anche, ho visto delle tecniche bellissime, poi vengono tutti dal karate, dallo shotokan, da altri stili. Beh, i super professionisti è chiaro che hanno un altro discorso, ma sì, il problema è che sì, sono questi ragazzi. Questi ragazzi però vedono quella roba lì e fanno quella roba lì, e lo spirito è quella lì di massacrarti. Infatti, veniamo al fatto, hanno infierito come infieriscono dentro la gabbia, che già la gabbia mi dà fastidio, l'idea che due debbano chiudersi in una gabbia, simbolicamente impressionante, della serie da qui non esci, esci vivo o morto, perché il simbolo è quello. Loro si sono comportati come nella gabbia, finché non si sono sfogati con tutte le tecniche a disposizione, l'ultimo è stato mi pare un calcio. Esatto. Quindi noi non dobbiamo, l'arte marziale è un'altra non cosa. Devo uccidere nessuno, tu devi uccidere qualcuno, noi dobbiamo uccidere qualcuno, noi dobbiamo allora, educare la gente, ecco, con la pratica. Allora tu capisci che siamo proprio in un altro mondo, e cosa devo dire, vabbè, adesso no, poi non voglio essere frainteso, non è che sto dicendo tutti quelli che fanno l'MMA, per carità, cioè, guai generalizzare, però mi hai fatto la domanda su questi due. Va anche bene, ma non parlate di arte marziale, l'arte è un'altra cosa. C'è, ecco. Confucio ha detto, una vita di gloria vale un momento di dolore. Quindi vuol dire che noi, diciamo, per te è stato un momento di gloria aver fatto il karate al suo tempo. Sì. Giusto? Momento di dolore, quando l'hai avuto nella tua vita? Tanti momenti di dolore che però insomma non... Hai superato bene? Sì, ho superato. Allora possiamo andare alla seconda domanda? Sì, ho superato la sì. No, però mi sono spiegato riguardo... Cioè, beh, quando parliamo di arte marziale, ma stiamo scherzando... Cioè, il problema è che i miei colleghi giornalisti, non essendo dentro nell'ambiente, fanno presto a generalizzare. Prendono un collega che scrive di calcio, e c'è questo fatto, arti marziali, va bene come concetto generale, ci può anche stare, ma non ha senso. No, ma, ma questo vale anche in altri momenti delle cose, quando uno dà un pugno all'altro era un karateka, chiaro? Sì, sì, se uno lo proietta, perché faceva judo, non è questo il principio. Il principio è un discorso che chi pratica seriamente pensa a utilizzare la tecnica come mezzo di insegnamento,
è un mezzo educativo, perché oggi la famiglia non educa, la scuola non educa, ed è meglio che non tocchiamo l'argomento scuola. Adesso la scuola è meglio che... In momento, sì. Chiaro? Quindi ci rimane, cos'è il dojo? La palestra, in un certo senso, dove si praticano come deve essere praticata un'arte che ha tradizione. Arte. Che è l'ultima arte. Cosa che gli interessa al mondo è fare dal male all'avversario. Esatto. Questo, se vogliamo ottenere. Quindi siamo proprio gli antipodi. Io mi sento offeso quando appunto parlo di arte marziale, facendo vedere anche alla televisione, trasmissione importante, hanno intervistato loro, sì, ma non hanno intervistato noi, c'è stato solo caro figlio, sì, per fortuna, sì. che ha detto finalmente quello che doveva dire lo scrittore caro figlio. Allora, seconda domanda, il karate non è solo sport, abbiamo visto un campione del mondo, giusto? Sì, sì. Anzi, per me lo sport lo rovina. Chi l'ha detto? Questo lo dico io, non tutto ciò che è arte deve diventare sport, assolutamente. Questo assolutamente. Assolutamente. Io, certo, chi mira le Olimpiadi, eccetera, eccetera, è chiaro che ha altro tipo di intendimento, ma è un altro tipo di karate. Noi parliamo del karate do, la via del karate, come è nata nel passato storico, prima con l'operazione della Toscana e poi con l'arrivo del maestro Shirai. Allora, parlaci del tuo karate. Allora, dopo ne parliamo, ho scritto un libro su queste origini del karate. Allora, il karate, sì, lo sappiamo, adesso non stiamo a fare tutta la storia. No, non c'è bisogno delle date. Sì, diciamo, sì. No. Diamo come scontato, sì, che sì. Eri quasi un ragazzino, giusto? Più sì, o meno. Sì. 18, 19 anni, 18 anni, allora non si cominciava tanto presto, anche perché non c'era. Cosa dire? Cioè, la strada è stata molto lunga, parliamo di 60 anni, 50-60 anni di pratica, quindi immagina l'evoluzione che c'è stata dalle origini ad oggi e di come oggi veramente il karate sia diventato da tutti i punti di vista un'altra cosa, ma attenzione quando diciamo un'altra cosa, perché può essere qui che casca l'asino, un'altra cosa nel senso che c'è una certa consapevolezza, c'è una certa conoscenza, diciamo, scientifica, c'è una certa maturazione, non ci sono più certe esasperazioni che avevano senso un tempo e ora assolutamente no. Ma lo spirito, i principi, e ci risiamo, sono sempre quelli. Quindi, basato sul rispetto, basato sul... Io quello che ho imparato dal maestro Shirai, veramente, questo concetto del Budo, no? Cioè, non è che fai karate come se facessi tennis, con tutto il rispetto per il tennis. No, okay. Devo stare attenti quando si parla, perché... Tu fai karate perché hai fatto una scelta di vita, tu il karate lo vivi in palestra, fuori dalla palestra, al ristorante, per strada, questo come io intendo il karate. Lo sport, e qui ancora non voglio essere frainteso perché io ho appena detto onore a Maniscalco, ecco, dicevo, lo sport ha, come tutti gli sport, una sua temporalità. A 30 anni, a 35 anni, sei vecchio per lo sport. Nel do cominci a 35 anni a capire qualche cosa. A capire, dice, ma aspetta che forse fra altri 50 anni, ma mi dovete credere quando dico questa cosa, perché sembra cose buttate lì. Io sto capendo adesso, certi catali, sto capendo adesso. Pratico da quasi 60 anni. Attenzione Nando, non dimentichiamo che tu hai fatto una parte agonistica. Certo. Sei stato alla prima Coppa Shotokan, giusto? Coppa Shotokan, campionato italiano, nel 1900, la prima Coppa Shotokan, non mi ricordo. 66. Sì. A chi hai battuto in finale? Non mi ricordo. Non ti ricordi? Fai furbino, fai furbino. Baleo? No. No, il leone di Venezia.
De Michelis. De Michelis. Ah, avevi battuto prima. Avevo battuto prima. Varie volte. Sì, ma mi fai fare degli sforzi, sì, memoria. Con il tuo piedone di Maglieri, ricordiamo questo fatto, sì, eccetera. Maglieri, quindi, primi campionati europei in assoluto, con medaglia d'oro. Esattamente. Quindi anche tu hai fatto una parte agonistica. Sì. Però leghiamola, quello era sì un agonismo, ma non era la ricerca solo dell'agonismo o lo sport. No, ma anche perché non c'era la specializzazione, noi facevamo tutto, katà, kumite, kione, qua, salute, cioè voglio dire, era, rientrava in un complesso, in un ambito. Certo, c'era anche quello. E combattevi come facevi il karate nel dojo. Certo. Capito? Devo dire, non mi piace fare paragoni, però devo dire lo spirito era un po' diverso, ma lo stesso regolamento, vincevi con un colpo, c'era l'idea del colpo unico, sì, che è il karate. Vincere e morire è la stessa cosa, sì, come dicevi i samurai. Certo, nel libro lo dico chiaramente, lo spirito era quello, vai lì o vinci o muori. Certo. Nella metafora del combattimento. Chiaro. Poi vince o muore, ma c'era questo rispetto assoluto. Incidenti c'erano, perché ci si sbaglia, ma i colpi erano controllati. Magari semi controllati. Ecco. Va bene. Dipende. Ci si sbagliava. Ecco, sì, ci si sbagliava. Specialmente quando c'era il famoso giro, no? Qualcuno ci capitava dentro il famoso giro. Succedeva. Vediamo di. Si era creato un famoso terzetto, Elio Semino, Santo Torre, poco Santo, molto Torre, e Nando il Bello, giusto? Ex. Diciamo che voi tre abbiamo aperto un canale importante, le famose cassette di allora, sì, grande, con i video. Grande impresa. Rischiosa, azzardata, sì, ma rivoluzionaria. Io ricordo, mi ricordo benissimo di voi tre, che a un certo punto, dopo le prime battute, dice andiamo a mangiare. Cosa vi ho detto? Ma cosa mangiare? Qui non finiamo più. Eri un regista veramente spietato. No. Quasi cinico. No, sì, era la mia vendetta. Però comunque, sì, diciamo, è partita un'iniziativa di un certo tipo. Tuttora richieste queste, sì, cassette. E tuttora valide anche come. Certo. Didatticamente, non dovrei dirlo io, comunque lo dico in nome del maestro Semino. Il maestro Semino, c'è Freddy che compie gli anni oggi, quindi sì, gli faccio gli auguri. Quanti anni fa Freddy? Non lo so, ma mi chiedi delle Ma insomma, compie gli anni. Compie gli anni, va bene. Auguri va a Freddy. Va bene. E quindi dicevo, ancora oggi quelle cassette sono molto usate, perché didatticamente, devo dire, sei stato bravo tu come regista, impietoso ma bravo, e basta. E basta. Adesso invece, a ruota libera, dacci un po' un'idea di qual è adesso il tuo karate. Allora, primo, a differenza dei miei amati colleghi, maestri Semino e Torre, che sono rimasti sono qualche spostamento, il maestro Torre è rimasto in Filcam e non si è più mosso. No, ma veramente è arrivato dopo. Sì, in però Filcam, è in Filcam, sì, adesso. Maestro Semino adesso è in Fesic. Io invece ho abiurato le federazioni, perché non mi ci riconosco più. Quindi sei come la legione straniera. Sono un legionario. Un legionario. No, scherzi a parte. Però paradossalmente lavoro per tutte le federazioni, e enti di promozione. Perché? Perché il fatto poi di non militare sotto nessuna sigla, in qualche modo lascia agli altri la libertà di potermi chiamare senza dire no, lui è della FESIC, no, questo è della FICTA, no, questo è... E quindi paradossalmente sono un passepartout da questo punto di vista. Detto questo, il mio karate adesso va alla ricerca dell'essenziale, e qua ci vorrebbe un'altra ora, ma non ce l'abbiamo. L'essenziale vuol dire che, più che mettere insieme tante tecniche,
su una, due, tre tecniche massimo, ma isolate, praticamente faccio una sorta di vivisezione, rompo l'atomo e passaggio per passaggio lo analizzo dal punto di vista organico, respiratorio, come posso dire, strutturale, insieme, strutturale. E quindi è un lavoro interessantissimo, non hai idea di quello che salta fuori nella pratica dei kata. Poi sto cercando di abbattere, qui ci tengo molto, le barriere, i compartimenti stagni, kyon, kumite, kata, come se fossero tre elementi diversi, separati. No, sto cercando di abbattere queste muraglie insormontabili dal kata, rigorosamente formale, tiro fuori il kumite da palestra o anche addirittura da gara non tanto, e anche la difesa personale. Tutto preso dal kata. Perché è la grammatica dell'arte. Il kata non è nato, qui faccio la polemichetta, sì, per fare la gara. Non hanno studiato i grandi maestri kata per andare a fare la gara, ma per insegnarci a combattere. È chiara questa cosa qui o no? È chiarissima. Ecco, allora, anche perché in gara, le gare di kata hanno stravolto. Ma è diventato una bellissima. E poi soprattutto quando uno vede una gara di kata, al terzo kata si addormenta di è solito. È diventato una bellissima. Io riesco a arrivare anche il performance atletica, ritmica, coreografica, certo, acrobatica. Che non c'entra nulla. Ma allora andiamo a vedere la ginnastica artistica, che ti fanno 8 salti mortali, vediamo poi paragonato col salto dell'unsu. No, ma non voglio far polemica qui. Voglio dire, il karate, il kata, ci devono insegnare a combattere, non a fare le gare. Poi vogliamo fare le gare, facciamo le gare, ma non possiamo perdere il principio cardine. Anche le applicazioni, ma vogliamo scherzare, ma le vedete le applicazioni? Ma hanno ragione a riderci dietro. Cioè, sembrano certe ma applicazioni, quando ci ridono dietro hanno ragione. Quando ci ridono dietro hanno ragione, c'è uno che porta lo izuki e poi sta lì e quell'altro fa tutto le sue comodi. Certo. No, basta. Io adesso per esempio cerco di applicare tutto che in modo assolutamente diverso. Vuoi che passiamo un attimino al discorso dei libri? Sì, passiamo ai libri perché sennò mi scaldo troppo. Ti scaldi troppo? Mi scaldo. Prima Luciano Rocca, sì, aveva una domanda un po' bizzarra. Sì, maestro, lei è un grande paracadutista. Sì. Ha fatto più di 3.000 lanci. 3.008. Ma mi dicevano voci di corridoio, ma sono più le donne in questo mondo o i lanci col paracadute? Questa gliela è suggerita. Che bella la bella foto che ci manda la regia. Comunque rispondo, i lanci li segniamo sul libretto, le donne non le segniamo. Non hai il Budapest dove segnare. Grande maestro. Ecco, ma quindi non so, non posso fare paragoni. Va bene, allora non... Nei tuoi libri, se non c'era la tua domanda. No. Nei tuoi libri non parli delle tue ex, ad esempio. No, nei romanzi. No, nei romanzi qualche cosina, eccetera, ricordando i tramonti infuocati della Sardegna, ad esempio. Non parlare di Sardegna. Mi dai un attimo quel libro lì, ecco, che ho donato. Il corpo e la penna. Prima di parlare, di introdurre. Sì. Nando Bazzaro, a mio modesto parere, è un novello Ernest Hemingway. No, non sto scherzando, te l'ho detto dal tuo libro. Scrivere libri oggi tutti scrivono libri di karate, di judo, il povero Jigoro Kano si gira nella tomba insieme a Funakoshi, no? Hanno riveduto e corretto il Gedan Barai in 7400 modi, ma a parte questo nessuno ha messo un attimo di conoscenza in cose diverse. Nando ha raggiunto questo obiettivo e devo dire che ha delle capacità. Veramente, quando lui ha iniziato a scrivere, ha detto: questo è il mio primo libro e ultimo. E purtroppo invece, aggiungo purtroppo, devo recensire una tonnellata, continua a scrivere, e altro che lo scrivano fiorentino. Ecco il libro. Comunque, questo libro, è, insomma,
parte proprio dalle origini del karate arriva fino ad oggi, per cui è un veramente parla anche della gioventù, del momento anche della storia, che è complicata, sì, perché sì. Tutti scrivono di storia. No, parla solo di quello che è accaduto dagli anni, da quando è arrivato il maestro Shirai ad oggi. Cioè parte col maestro Shirai 1965, giusto? Giusto. E niente, quindi percorre un po' questo, tutto questo percorso fino ad oggi, e parla comunque proprio del momento della gioventù, quando, non so se tu ti ricordi quando eri giovane, quando pensavamo che non si morisse. Ti è mai capitato? Cioè sei talmente carico di vita che pensi che muoiono gli altri, ma tu no. E mai lo dicevo. In quei giorni noi cominciavamo a fare karate, quindi immaginate cosa poteva essere dal punto di vista emotivo, dal punto di vista fisico, dal punto di vista della quello che manca adesso, la motivazione. Noi pensavamo di fare veramente grandi cose. E questo libro lo racconta. Volevo un attimo parlare di questo, che non è mio, sì, un libro, però voglio al dire femminile. Qualcosa. Non esiste in Europa un libro scritto dove parlano solo le donne, non esiste in Europa, abbiamo fatto dove parlano solo le donne. Attenzione, perché Confucio cosa diceva sulle donne? Confucio diceva che il grande saggio diceva due semplici parole. Le donne, un male necessario. Sì, quindi è da ponderare. Ma io qua voglio fare, tanto c'ho tanti nemici, ne aggiungiamo un po', faccio una polemichetta. Non esiste libro sulle donne, sono state intervistate addirittura per il kendo, per il judo naturalmente, per il tiro con l'arco, per l'aikido. E più le karateka che abbiamo potuto intervistare, perché non tutti ci hanno risposto. Non è mio libro, è di una mia leva, adesso parlo al plurale per quello. Bene, sapete, è andato molto bene questo libro, ha esaurito subito la prima edizione, ma quello che mi ha veramente impressionato è quanto sia stato snobbato dalle donne, come c'è un libro che parla di donne. E le donne, comprese le protagoniste, intervistate, niente, silenzio. Sono rimasto molto male. Allora vi meritate, donne, che nessuno parli delle donne. Va bene? E così mi sono fatto nemico anche delle donne. Che è sempre stato il tuo pane quotidiano. Sì. C'erano le famose pagine gialle. Sono rimasto male, ma le protagoniste del libro, intervistate, foto, niente, silenzio. Sì. Allora, parliamo invece del libro romanzo Il sesto giorno, l'uomo creò Dio. Questo è un romanzo. Sì. Questo è un romanzo, giusto? È importante questo il romanzo, titolo importante, è importante. Impegnativo. Sì. Perché il sesto giorno e non il settimo? Ma perché il sesto giorno? Perché il buon Dio Perché Dio ha creato l'uomo il sesto giorno, sì. E il settimo si è riposato. Molto. Ha dormito. Se dormiva prima era meglio. E allora qui in analogia con appunto le tempistiche di nostro Signore, ecco che il sesto giorno l'uomo creò Dio, nel senso che Dio esiste. La teoria di questo, certo, romanzo, che c'è tutta una storia, Dio esiste perché l'uomo vuole che esista, Dio esiste perché l'uomo ha deciso di crearlo, nel senso di dire esiste un Dio, crediamo in Lui, preghiamo in Lui, e Lui, c'è Lui, eccetera, eccetera. Però, voglio dire, detta così, fa scappare da ridere, è in un contesto, in un romanzo, fra l'altro molto duro, perché c'è un atto terroristico, insomma, quindi... No, non dimentichiamo che quasi tutti i libri, il settimo sigillo, giusto? Il famoso i sette colli di Roma, eccetera, eccetera, tu il sesto. È il sesto giorno, quando Dio creò l'uomo. Il sesto giorno è un po' birichino, il sesto giorno, perché uno pensa già alla domenica di riposarsi, e no, tu la domenica vai fare il stage, ad esempio. Sì, la domenica fai il Quindi... la tua, il prossimo libro che andrai a creare.
Allora, il prossimo libro, che è già finito, uscirà a gennaio, si chiama La morte mi fa ridere. E tu ne sai qualcosa? Sì. Infatti l'hai provata tutte, è giusto. C'eri quasi arrivato. C'ero quasi arrivato. Quindi è un'altra tua biografia. Beh, no, a parte che tutti i libri, allora sappiatelo, cari scrittori che negate, tutti i libri sono autobiografici, è inutile che raccontiamo, no, qua... c'è uno scrittore, adesso purtroppo mi sfugge il nome, un premio Nobel, che ha detto: noi possiamo scrivere 1000 libri, ma conteremo sempre solo una sola storia, la nostra. Ma è giusto che sia così. D'altra parte, ecco, la fantasia si crea, ma con se stessi. Quindi c'è sempre una parte, anche nei personaggi, ai personaggi facciamo dire quello che vogliamo, cioè, noi. Luciano, cosa gli vuoi chiedere? Io vorrei chiedere al maestro. Tanti anni di pratica su questa via, a che punto si sente maestro della via? Al centro? All'inizio? Alla fine? Devo fare i conti con la data di nascita, quindi... Alla fine di un altro periodo? Cioè, quindi sono oltre la metà. Dal punto di vista tecnico sono ancora indietro. La mia visione, il maestro Case, di cui purtroppo non possiamo parlare... i miei allenamenti si ispirano, la mia ricerca si ispira a quella, ma non so già che non farò in tempo ad arrivarci, perché lì c'era quello che proprio dovremmo raggiungere, finché non arriviamo lì, secondo me no. Ricordando il maestro Case, l'ultimo stage del maestro Case l'ha organizzato il sottoscritto con Daniele Lanzarini in montagna. L'ultimo stage, sì. Quindi per noi è stata una cosa di estrema importanza ricordare maestro Case, perché nella sua vita ha veramente espresso quello che a lui gli piaceva e ha fatto il karate che gli piaceva secondo certi canoni, quindi questo è estremamente importante. Vedo che Caronte incomincia a muoversi, ecco, sapevo che incominciava a fare i suoi segni. Ciao. Birichini. Non siamo ai ringraziamenti praticamente. Non siamo ancora ai ringraziamenti, ma quasi. Mm-hmm. Posso farti ancora una domanda? Certo. Cosa pensi di questa nostra iniziativa di un samurai televisivo? Ma 50 puntate dal vivo. Ne parlavo prima. Complimenti intanto, perché... O condoglianze. No, guarda, veramente sei stato... Mi tocca farti dei complimenti oggi, cosa che non vorrei fare. Però veramente, tu hai sempre avuto coraggio, quindi ancora l'hai dimostrato, ma poi l'intuizione di dire andiamo dove bisogna andare oggi, perché qui siamo all'oggi, siamo al domani, certo. Quindi... io cosa devo dirti? Complimenti e ti faccio tutti gli auguri che meriti. I complimenti non devi farli a me, ma devi farli alla squadra. Questa nostra è una squadra. Va bene. No, abbiamo Caronte in primis, che è Daniele Scala. Che è lui, Daniele Scala, no? Ah, Scala. Che tra l'altro è il marito di mia figlia Tatiana. Ah. Insomma, la scala continua. C'è chi scende e chi sale, poi c'è Luciano Rocca e diciamo la squadretta, e l'ultimo sono io, no? Le vecchie battaglie e così via. Mi fanno i soliti segnali. Giovedì prossimo parliamo allora prima di abbandonarci di questa bellissima serata con Nando Balzarro, che richiameremo per finire i discorsi. Giovedì prossimo, giorno 8, sarà dedicato Lezia. Lezia è il Parlamento europeo, qui non parliamo di diplomi, ma la certificazione vera, che vale per 27 paesi. Quindi faremo dei discorsi molto importanti che chiaramente lasceranno qualche malumore o qualche sassolino in giro. Chiudi. Noi la ribattuta è per sabato alle ore 14, dalle 14 alle 15. Lunedì, tutti i lunedì, con ribattuta il martedì, abbiamo la Luna del Pozzo, che andiamo a cercare sempre di lunedì, che non troviamo, che è dedicata al Bushido Palestre di Soke Rocca e di Xi'an.
lì a Salvetti. Quindi quattro volte alla settimana arriveremo a fare 7 giorni su 7, 7 giorni per 7 samurai. Io vi ringrazio tutti, buona serata, grazie maestro Bazzarro, grazie. Folgore soprattutto, maestro, e grazie Luciano Rocca per la pazienza, per sopportarci. Alla prossima e buon samurai a tutti.